partire? Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di Tifosi con un Plus, il nuovo quiz in collaborazione con Plus 500. Ci troviamo al centro sportivo Bortolotti di Zingonia con i primi due fortunati tifosi nerazzurri, Alessandra, ciao Alessandra. Ciao. Quanti anni hai e da dove vieni, Alessandra? Ho 20 anni, vengo da Castelli Caleppio, in provincia di Bergamo. Bene, com'è nata la tua passione per l'Atalanta e chi è il tuo giocatore preferito? È nata da piccolissima, seguivo le partite di calcio assieme a mio nonno e a mio zio e il mio calciatore preferito è Roberto Piccoli. Invece nell'altro angolo del ring abbiamo lo sfidante di Alessandra, Federico. Ciao Federico. Ciao, ciao a tutti. Da dove vieni e quanti anni hai tu? Ho 22 anni e vengo da Trescore Balneari, in provincia di Bergamo. Perfetto, e quando hai cominciato a seguire Atalanta? Ed anche a te ti chiedo chi è il tuo giocatore preferito. I miei genitori, anche mio fratello, sono sempre stati tifosi atalantini e quindi sin da subito la passione atalantina c'è stata da subito. Bene, bene, chi è il tuo giocatore preferito? Allora, direi Palomino. Palomino perché è un grande combattente e un grandissimo difensore. Allora, veniamo a noi. Il quiz prevede 4 manche con domande gravando un punteggio sempre crescente. Vi potete prenotare con il buzzer che avete davanti. Se sbaglierete la risposta, la palla passerà al vostro sfidante. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Cominciamo con alcune domande di riscaldamento. Ognuna di loro varrà un punto. In che anno è stata fondata l'Atalanta? 17 ottobre 1907. Perfetto, un punto ad Alessandra. In che stagione l'Atalanta ha vinto la Coppa Italia? Okay. 1962. No, mi dispiace, quindi palla ad Alessandra. 1963. Mi dispiace ragazzi, non va bene perché vi avevo chiesto la stagione è la stagione del 62-63, quindi ci siete andati molto vicino ma la risposta è sbagliata. Proseguiamo con la terza adesso. Chi detiene il record di presenze? Giampaolo Bellini. Esatto, risposta esatta. Bravo Federico. Quarta domanda. Chi segnò nel pareggio di San Siro contro il Manchester City? Pasalic. Bravo Federico, risposta esatta. Quindi, dopo la prima mancia, il punteggio è di 2-1 per Federico. Quindi Federico sta vincendo per il momento, ma il gioco è ancora lungo. Allora, nella seconda mancia il livello delle domande si alza. Avrete 3 opzioni ed ogni domanda varrà 3 punti. In questa stagione Toloi ha raggiunto quota 250 presenze in nerazzurro. Contro quale squadra ha tagliato questo traguardo? Bologna, Juventus, Udinese. Udinese. Risposta sbagliata, quindi Alessandra. Bologna. Esatto, brava. Era il 9 gennaio di quest'anno, vittoria in rimonta dell'Atalanta al Dallara, quindi risposta giusta per Alessandra. 3 punti ad Alessandra. Seconda domanda. Quanti anni aveva Giorgio Scalvini quando segnò il suo primo gol in nerazzurro? 17, 18 o 19? 18. Esatto, risposta giusta. Perché il 18 aprile 2022 Giorgio accorciò le distanze contro l'Hellas Verona all'82esimo minuto ed aveva esattamente 18 anni. Terza domanda. Qual è la città natale di Marco Sportiello? Monza, Desio, Lissone. Questa è difficile. Desio. Risposta esatta. Brava. Brava, Marco è nato a Desio il 10 maggio del 92. E allora siamo poi alla quarta domanda. Qual è stata la prima partita di Champions League vinta con Plus 500 come main sponsor di Atalanta, della maglia dell'Atalanta? Atalanta Dinamo Zagabria, Midland Atalanta, Atalanta Young Boys. Atalanta Young Boys? No, risposta sbagliata, quindi Alessandra, palla a te. Zagabria. Mi dispiace, ma era Midland Atalanta, stagione 2020-2021, prima giornata del gruppo D con vittoria per 4-0 dei nerazzurri. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine della seconda manche ed è al comando Alessandra per 10-2, però siamo solo alla metà del gioco, quindi sono ancora tantissimi punti in palio. Terza manche, indovina la carriera. Vi elencherò squadra per squadra le carriere di 3 giocatori atalantini.
potranno essere i giocatori della rosa attuale o del passato. Ogni carriera indovinata vi farà guadagnare 5 punti. Partiamo con la prima. Sora, Isola Liri, Atalanta, Avellino, Atalanta, Torino, Chelsea, Roma, Genoa, Atalanta. Zappacosta? Credo di sì, risposta, risposta azzeccata. Bravissimo. Quindi hai guadagnato 5 punti, sei in rimonta. Seconda carriera. America de Cali, Estudiantes, Napoli, Udinese, Sampdoria, Atalanta. Duban Zapata. Bravissimo, risposta indovinata. Altri 5 punti per Federico. Terza ed ultima carriera da indovinare. Racing, FC Mosca, Racing, Velez, Atalanta, Leon, New York City Racing. Maxi Morales. Bravissimo, risposta indovinata. Quindi ragazzi, ricapitolando, siamo arrivati alla fine della terza mancia e siamo sul punteggio di 17-10 per Federico, ma mancano ancora una manche. Sì, manca ancora una manche che sarà quella decisiva. Allora ragazzi, siamo arrivati alla ultima manche, che sarebbe la quarta. Indovinate chi? Allora, questa manche potrà confermare o ribaltare il risultato. Chi indovinerà infatti guadagnerà 10 punti. Davanti a voi avete l'11 titolare di Midland Atalanta 04, ma manca un giocatore. Di chi si tratta? Al mio 3 potete girare il foglio. 1, 2, 3. Io la so, ma non perché è scritta, cioè la sapevo già. Avete due tentativi in ogni caso. Ilicic. No, risposta sbagliata, quindi Alessandro, un altro tentativo. Jim City. Bravissimo Federico, Jim City ha giocato la risposta giusta. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo gioco, vince il premio episodio del quiz tifosi con un plus Federico, bravissimo Federico. Grazie. Che ha totalizzato 27 punti, ma un grande applauso anche ad Alessandra, molto preparata, che ha concluso con 10 punti. Grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!